grande. Cazzo! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo unboxing natalizio. E io... Ciao ragazzi. Come potete vedere, qua c'è un adesivo gigantesco che è scritto... Contiene vetro. Cosa è successo? La storia di questo pacco è in realtà molto semplice. Mi è arrivato, non sapevo cos'era perché io non avevo ordinato niente, non c'era nessuna collaborazione in ballo, non mi avevano avvisato di nulla, allora l'ho aperto perché ero curioso di capire cosa c'era. È un pacco della Clipper, pacco natalizio, e per cui cosa ho fatto? Ho rimesso dentro tutto quanto, adesso faremo finta di non sapere cosa c'è, come fanno tutti gli youtuber che fanno gli unboxing, così faremo wow, incredibile, non avevo... no! Ringraziamo prima di tutto la Clipper per questo regalone, veramente era inaspettato, ci sono rimasto benissimo, quindi grazie mille, buon Natale anche voi. Adesso, beh, visto che io l'ho aperto, tu no, farei aprire a te. Vediamo, emozione. Cos'è? Una scatola. Tiriamo fuori la scatola dalla scatola. Sole di San Martino. Wow, e dentro la scatola c'è un'altra scatola. Però a sto giro si capisce cos'è. Cuor di Pandoro, sole di San Martino. Grazie senza mille. Canditi. Ecco, fateci sapere sotto nei commenti se voi siete del partito Canditi oppure no. Neanche io preferisco il Pandoro tutta la vita, quindi perfetto, cioè l'hai pure azzeccato. E poi il moscato. Un bello spumante moscato. Che quindi... ci berremo. Scusa, ma Sì, no, berremo. E la terremo lì sulla mensola. Poi, allora, non è finita qua, quindi questo era tutto il Natale che c'era dentro questo pacco, quindi grazie. Clipper. Andiamo. C'è questa lettera. Iniziamo. Rossa, quindi Natale a bomba. Con questa palla. Con scritto allora: con l'augurio di trascorrere serenamente le prossime feste e che il nuovo anno sia fonte di prosperità e di gioie. C'è una firma che credo sia, boh, il direttore forse, di Ita. Poi vabbè, ci sono anche altre robe in altre lingue. Comunque grazie mille anche per gli auguri e li rinnoviamo a voi. E poi vabbè, chiaramente, visto che è un pacco della Clipper, ci stava anche il paccone della Clipper. E quindi la cosa più importante. La cosa più importante, quindi con tutti gli accendini. Wow. Vediamo cosa c'è dentro. Allora, anguria, emozionante. Ah, bellissimo, questo è quello con la cover. Mio. Te lo scordi. Allora, Las Zonas Erogenas. Ah, e qui fa vedere, bellissimo. Tutti i punti erogeni. Che praticamente la donna ne ha 100.000 e l'uomo ne ha uno solo. Capito? Che sarebbe il pene. Davvero? Te lo giuro. Non lo sapevo. Questo è completamente verde. Questo è quello con la capra che scorreggia, che ce l'avevo già, ve l'avevo già fatto vedere. Una capra. Ah, questo è Kiddo di Kill Bill, credo. Alla Katana. Sì. Questo cos'è? Portafoglio magico. What? Questo ancora non l'avevo aperto, quindi non so nulla in realtà. E cosa fa? Eh no, è portafoglio magico, e la magia dov'è? Può fare così. Quindi credo che ci sia... Ah, forse tu metti una banconota qui. Aspetta. Prendiamo un pezzo di carta. Credo di aver capito come funziona. Dovrei avere qualche centone in tasca. Se tu metti la cosa qui, poi fai così e si sposta. Sì, vedi? Prima era qua. Ah. E adesso è qua. Cioè, quindi prima è nella parte incrociata e dopo invece è nella parte con i due cose. È facile perderlo. Vabbè, no, è sempre per fare le magie, non è un portafoglio vero. Però, no, bello, perché l'avevo già addocchiato su internet, quindi ci sta. Portafoglio magico. Ok, poi? E poi altri quattro accendini, per cui... Cosa vuoi? Boh, fateci sapere voi cos'è nei commenti. Guardate, perché non bene, riusciamo a capirlo. Okay. Non riusciamo. Questo doppione, capra che scorreggia. Io. Mushroom Dance. E qui c'è un fungo che balla, chissà quale, in estasi, chissà che tipo di fungo. E qui invece peperoncini su peperoncini. Bellissimo. Questo era il paccone che ci ha regalato la Clipper, grazie mille per grazie tutto Clipper. Quanto. E boh, adesso sappiamo come festeggiare, cosa mangiare, cosa bere. E adesso lo stappiamo. Esatto. Cosa accendere, cosa fare, tutto. Lo sa più chiaramente perché... Io? Certo, non sei capace? Vuoi dire questo? Sei capace? Ma io voglio lasciare l'onore a te. Ma
Va bene. Come rimorire? Devo agitarlo. Non lo so. Sono no. commentata sta cosa. Se lo agiti. No! Cazzo! Il divano! Perché l'hai fatto? Tu me l'hai detto! Quando hai recitato? Perché? Ragazzi! Buon Natale, ragazzi! Buon Capodanno con tu! Che fa? Unboxing natalizio finito malissimo!